Ok, completiamo l'introduzione alle derivate. Abbiamo visto la volta scorsa la definizione di derivata che nasce dall'esigenza di trovare la retta tangente al grafico della funzione in un determinato punto. E abbiamo visto che la derivata è un particolare tipo di limite, in realtà è, possiamo classificarlo tra le forme indeterminate, ed è data dal limite del rapporto tra la differenza delle ordinate calcolate sulla funzione in due punti diversi e la differenza delle ascisse, quindi è il coefficiente angolare della secante. E se questo limite esiste quando x tende a x con 0, questo particolare valore del limite viene chiamato derivata della funzione nel punto nel quale lo calcoliamo, cioè in x con 0. La sua interpretazione immediata è quella del coefficiente angolare della retta tangente alla funzione in quel punto. E se poi cambiamo punto in cui calcoliamo la derivata, ovviamente il valore sarà diverso, quindi in realtà abbiamo una nuova funzione della variabile x che viene chiamata funzione derivata. Quindi l'operazione di derivazione porta da una funzione a un'altra funzione che, scusate il gioco di parole, ma nasce proprio per questo, deriva da quella di partenza. Quindi la derivazione è una funzione di funzione, quindi prende un nome speciale che è quello di operatore. Ok? E abbiamo visto che in realtà a suo tempo abbiamo già incontrato tante grandezze che infatti sono derivate. Tutte le grandezze in fisica, ma anche in qualsiasi ambito scientifico, che hanno a che fare con la rapidità di variazione di una quantità in relazione ad un'altra, in un caso specifico la rapidità con cui cambia la posizione rispetto al tempo, sono derivate. La velocità istantanea di un oggetto in moto è la derivata prima della posizione rispetto al tempo. Siccome anche la velocità cambia, la rapidità con cui cambia la velocità è l'accelerazione, anche l'accelerazione è una derivata. La rapidità con cui cambia la quantità di moto di un oggetto in moto è una derivata, cioè la derivata che prende il nome di forza, e così via. Abbiamo visto poi le derivate delle funzioni elementari, la funzione costante è derivata nulla. La funzione identità a derivata 1 qualunque sia la x, la funzione x alla seconda a derivata che è 2x, quindi una funzione che dipende dalla posizione anche questa, la derivata della potenza ha questa particolare struttura, è l'esponente per la potenza con un esponente abbassato di una unità. Ok? Poi abbiamo completato la lista delle funzioni, delle derivate delle funzioni elementari, considerando tutte quelle che si usano normalmente, includendo anche alcune funzioni trascendenti che non so se useremo. E poi abbiamo visto in generale quali sono le regole di derivazione, cioè come si comporta l'operatore di derivata in relazione alle operazioni che possiamo fare tra funzioni, che potrebbero essere elementari oppure no. Quindi se ho due funzioni derivabili e le sommo, la derivata della somma non è altro che la somma delle derivate. Si può dimostrare abbastanza facilmente. Quindi, per esempio, se sommo due potenze, abbiamo già visto come si fa la derivata della potenza, la derivata della loro somma non è altro che quello che ottengo sommando la derivata della prima potenza più quella della seconda. Quindi, in questo caso, la derivata di x alla terza più x alla seconda sarà 3x alla seconda più 2x. La differenza si comporta in modo del tutto analogo. La derivata di una differenza è la differenza delle derivate. Qui avete sotto, avete un esempio dello stesso tipo. Mi vado veloce perché appunto questo l'avevamo già visto. Attenzione, se moltiplico una funzione per una costante, quindi ho una funzione che è multiplo di f, il fattore costante può essere portato fuori dal segno di derivazione, pardon. Quindi la derivata di 2x alla terza è il doppio della derivata di x alla terza. E quindi 2 per 3x alla seconda, 6x alla seconda. Okay, questo, se volete, è un caso speciale del prossimo caso, che è quello del prodotto di due funzioni. Attenzione, qui il comportamento dell'operatore di derivazione non è banale, non è banalmente lo stesso che avremo per i limiti. Perché? Perché la derivata è un limite in realtà speciale. La derivata del prodotto non è il prodotto delle derivate, ma è questa particolare operazione. Si derivano le due funzioni a turno. Prima derivata della prima per la seconda funzione non derivata, più la prima funzione non derivata per la derivata della seconda. Quindi
Quindi per esempio se devo derivare x per sen x, quello che ottengo è la derivata di x che è 1 per sen x, quindi la seconda funzione così com'è, più x per la derivata di sen x e ottengo x più x cosen x, utilizzando le tabelle che abbiamo visto prima, che le funzioni elementari. D'accordo? Altra attenzione merita anche la derivata del rapporto tra due funzioni, anche qui non è il rapporto delle derivate, ma è questa particolare espressione, è una frazione dove il denominatore è il quadrato del denominatore della funzione derivanda. Al numeratore ho qualcosa di analogo alla derivata del prodotto, ma con un segno meno in mezzo. Quindi ho la derivata del numeratore per il denominatore, meno il numeratore f per la derivata del denominatore. Ok? Qui ahimè questo tocca impararsi la memoria. Vediamo un esempio, immaginiamo di derivare questa funzione, y uguale a x più 1 fratto 2x meno 3, quindi utilizziamo x più 1 è il numeratore, 2x meno 3 è il denominatore, okay? Quindi la derivata della nostra funzione è 2x meno 3, che è il denominatore della funzione derivanda al quadrato. E al numeratore abbiamo la derivata di x più 1 per 2x meno 3, meno x più 1 per la derivata di 2x meno 3. La derivata di x più 1 è 1, la derivata di 2x meno 3 è 2, sostituiamo. Poi si semplifica il numeratore e otteniamo meno 5 fratto 2x meno 3 alla seconda. Ok? Ripeto, queste sono regole di derivazione che è importante impararsi. Ecco, questa l'altra volta non l'avevamo vista. Cosa succede se invece che avere una potenza di x, una potenza di una funzione di x? Questa è una funzione composta. Prima calcolo la f e poi il risultato lo elevo a una potenza. In questo caso la regola di derivazione è analoga alla precedente, solo che viene moltiplicata per la derivata della funzione che fa da base alla potenza. Quindi la derivata di f di x all'alfa è l'esponente alfa per la base f di x all'alfa meno 1, l'esponente diminuito di un'unità, per la derivata della base stessa. Adesso vediamo un esempio. Immaginate di dover derivare 2x meno 1 alla seconda. Allora, una strada ovviamente è sviluppare il quadrato e utilizzare le regole di derivazione vecchie. Un'altra è usare la regola che abbiamo appena visto. In questo caso l'esponente alfa è 2 e la base è 2x meno 1. Quindi la derivata di 2x meno 1 alla seconda sarà l'esponente 2 per la base 2x meno 1 elevato alla alfa meno 1, 2 meno 1 quindi, per la derivata della base che è 2x meno 1. La derivata di 2x meno 1 vale 2, per 2 all'inizio fa 4, quindi ho 4 volte 2x meno 1, cioè 8x meno 4. L'alternativa, in questo caso è possibile farla, si sviluppa prima il quadrato e poi si fa la derivata del polinomio che otteniamo. Otteniamo lo stesso risultato. Questa regola diventa invece essenziale se ad esempio alfa non è un numero intero, se quindi ho la radice di una funzione, come vediamo nel prossimo esempio. Immaginate che anziché avere 2x meno 1 alla seconda ho la radice quadrata di 2x meno 1. Qui la regola di derivazione della potenza di funzioni è indispensabile. 2x meno 1 sotto radice possiamo interpretarlo come 2x meno 1 alla 1 mezzo. Quindi qui abbiamo alfa che vale 1 mezzo e la base 2x meno 1. Quindi derivare 2x meno 1 alla 1 mezzo significa fare 1 mezzo, l'esponente, per 2x meno 1 che è la base all'alfa meno 1, in questo caso 1 mezzo meno 1 che viene meno 1 mezzo, per la derivata di 2x meno 1 che viene 2. Quindi in totale ho 1 mezzo per 2x meno 1 alla 1 mezzo meno 1 che fa meno 1 mezzo, per 2 che viene dalla derivata della base. 2 e 1 mezzo si semplificano. 2x meno 1 alla meno 1 mezzo posso interpretarlo come l'esponente negativo, quindi va al denominatore, e l'1 mezzo mi dà la radice, quindi ho 1 fratto la radice di 2x meno 1. Ok? Certo.
L'importante anche in questi casi è riconoscere in modo corretto qual è la funzione che fa da base e qual è l'esponente corretto. Perché la derivata di 2x è 2, la derivata di meno 1 è 0. Ci sono domande? Boh, questo è alcuni siti dove potete trovare regole di derivazione. Mettiamo in pratica quanto abbiamo appena imparato. Immaginate di dover calcolare, visto che la derivata nasce a questo scopo, l'equazione della retta tangente a una funzione in un punto dato, un punto che appartenga alla funzione, okay? Posto che la funzione sia derivabile, cioè che la derivata esista. Allora, la retta tangente avrà un'equazione del tipo y uguale a mx più q. La mettiamo sotto forma esplicita. Abbiamo già visto che la m della tangente non è altro che la derivata prima della funzione calcolata nel punto dove ci interessa calcolare la tangente. Quindi calcolo la derivata della funzione, ne calcolo il valore nel punto x con 0, questo è il valore della m, e poi determino q per il fatto che passa tra per x0 e y0. Y0 è l'ordinata della funzione nel punto di ascissa x0. Quindi scrivo questa relazione nel punto P e inverto per trovare Q. Quindi, in questo, torno indietro. Ripeto, M lo determino utilizzando l'interpretazione geometrica della derivata, quindi se l'M vale la derivata prima nella funzione del punto x con 0, e Q lo ottengo per il fatto che la funzione in questione passa per x0 e y0, quindi trovo anche q. In quel modo ottengo l'equazione della retta tangente alla funzione in quel punto. Vediamo un esempio. Riusciamo? Immaginate la funzione è un polinomio di terzo grado, x alla terza meno 2x alla seconda più 1. E vogliamo trovare l'equazione della retta tangente al grafico della funzione nel punto di ascissa 2. X con 0 vale 2. Per prima cosa calcoliamo l'ordinata di questo punto, cioè qual è l'y0. È sufficiente prendere l'espressione della funzione e mettere al posto di x il 2. Quindi y0 è f calcolata nel punto 2. Quindi è 2 alla terza meno 2 per 2 alla seconda più 1 e viene 1. Quindi il punto P0 ha coordinate 2, 1. Dopodiché cerchiamo la m, il coefficiente angolare della tangente, e per far questo dovremo derivare la funzione, quindi facciamo la derivata di x alla terza meno 2x alla seconda più 1, e qui applichiamo le regole di derivazione. Una derivata di una somma, faccio la somma delle derivate. La derivata di x alla terza è 3x alla seconda, la derivata di meno 2x alla seconda è meno 2 per 2x, e la derivata di 1 è 0. Quindi ottengo 3x alla terza meno 4x. Questa funzione calcolata nel punto 2 ci dà la m della tangente. Quindi ho f' in 2 che vale qui, quindi qui sostituisco il 2 non nella funzione ma nella sua derivata. Quindi ho 2 per i 2, 3 per 2 alla seconda meno 4 per 2, 3 per 4 12 meno 8 fa 4. Quindi il coefficiente angolare della tangente vale 4. Infine, per trovare Q, termine noto dell'equazione, prendo l'ordinata del punto dove passa la funzione y0 meno la m che è f' in x con 0 per x con 0. Quindi ho l'ordinata che è 1, l'abbiamo trovata prima, meno la m che è 4 per la x che è 2, ottengo meno 7. Quindi l'equazione della tangente a questa funzione nel punto 2, 1 è la retta y uguale a 4x meno 7. Questo funziona in tutti i punti in cui la funzione è derivabile. Se per qualche caso la funzione avesse tangente verticale, ecco, nei punti dove la funzione ha tangente verticale, lì non è derivabile perché la derivata in quel caso avrebbe una divergenza. Qui avete il grafico della funzione, quella in rosso, e in blu c'è il grafico della tangente nel punto di coordinate 2, 1. Ok?
Proviamo anche quest'altro. Data la funzione f di x uguale a x alla terza meno 3x alla seconda più 1, immaginiamo di determinare per quale valore della x, cioè in quale posizione, la tangente è alla funzione una retta orizzontale. Quindi qui abbiamo il problema inverso. Non mi chiedo qual è la retta in un punto, ma mi chiedo in quale punto la tangente è una retta particolare. Se voglio che la retta tangente sia orizzontale, allora significa che chiedo che la tangente abbia coefficiente angolare 0, perché le rette orizzontali sono rette del tipo y uguale a costante, che hanno m uguale a 0. Ma se voglio che la tangente abbia m uguale a 0, significa chiedersi in quali punti la derivata è nulla, la derivata della funzione è nulla, visto che la derivata della funzione punto per punto non è altro che il coefficiente angolare della tangente. Quindi non faccio altro che prendere la funzione in questione, in questo caso questo polinomio, ne calcolo la derivata, pongo la derivata uguale a 0 e risolvo l'equazione che ottengo. Quei punti saranno i punti in cui la funzione ha una tangente orizzontale. Quindi deriviamo x alla terza meno 3x alla seconda più 1, usiamo le regole di derivazione, abbiamo 3 x alla seconda meno 6x e mettiamo questa espressione uguale a 0 e vediamo dove si annulla. Qui ho un'equazione di secondo grado, basta raccogliere la x o 3x se preferite, quindi ho lo 0 in due punti, due soluzioni, 0 e 2. Quindi in 0 e in 2 questa funzione, che è derivabile in tutto R perché è un polinomio, ha tangente orizzontale nei punti di ascissa 0 e nei punti di ascissa 2. Ci sono domande? Vi mostro il grafico. Calcoliamo anche le ordinate. Mettiamo quindi nella funzione x uguale a 0, teniamo 1. L'altro punto di tangenza orizzontale è il punto di ascissa 2, che ha ordinata meno 3. Per trovare le ordinate è necessario sostituire la x nell'equazione di partenza, perché l'equazione questa ci dà le ascisse dei punti a tangente orizzontale. Per avere le ordinate devo usare la y calcolata sulla funzione. Ecco il nostro grafico, in rosso c'è la funzione, le due rette orizzontali, quella viola e quella blu, sono le due tangenti nei punti di ascissa 0, la prima retta y uguale a 1, e 2, y uguale a meno 3, il punto in cui la tangente orizzontale che dà la seconda soluzione, P1 e P2. Ok? Molto bene. Provate a fare questo esercizio. Prendiamo per esempio questa funzione f di x è un terzo x alla terza meno x alla seconda. E troviamo l'equazione della retta tangente nel punto di ascissa 1, quando x darà uguale a 1. Questa è la risposta. Oppure, altro esercizio, prendete l'equazione f di x uguale a un quarto x alla quarta meno x alla terza più x alla seconda meno 1 e trovate in quali punti questa funzione ha una tangente che è orizzontale. Questa era l'ultima. Ci sono domande? Vi lascio un tempo per risolvere gli esercizi. Ops, pardon.